Un altro agguato a Napoli. Nel primo pomeriggio di ieri, in via Marco Aurelio a Rione Traiano. I colpi di pistola hanno ferito Valentino Esposito, di 19 anni, incensurato, e Anna Pulcrano, di 25 anni, che era affacciata al balcone di casa sua. Il ragazzo colpito al petto è stato portato in ospedale ed operato, ma non sembra essere in pericolo di vita. Uno dei proiettili, invece, ha raggiunto il balcone sopra il bar Angelo, ferendo di striscia una gamba la ragazza affacciata. Valentino Esposito, il ragazzo ferito, è riuscito a fornire alcuni particolari alla polizia prima di entrare in camera operatoria. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 19enne era fermo su un motorino davanti al bar, quando sono stati esplosi colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto al petto. La polizia ha recuperato davanti al locale tre bossoli e non esclude che i colpi di pistola esplosi rientrino nella pratica criminale della stesa, compiuta da uno dei gruppi criminali in lotta a Rione Traiano per il controllo delle piazze di spaccio di droga.